Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Con oggi volevo far partire una serie di video relativi all'allenamento dei vari gruppi muscolari, in particolare con l'obiettivo di dare uno spunto su come cambiare gli esercizi o su come inserire gli esercizi nelle nostre schede, perché ogni esercizio deve avere una ragione per cui è lì, non si può cambiare a caso. Metto gli esercizi a caso, i miei risultati sono a caso. Con questo video voglio parlare dei bicipiti. Partiamo dai bicipiti perché fondamentalmente tutti andiamo in palestra per pettorali e bicipiti. Ora, a livello anatomico, fisiologico, quello che ci interessa per parlare dell'allenamento dei bicipiti sono tre cose. Il primo è il fatto che un muscolo biarticolare, l'origine della scapola, si inserisce nell'avambraccio. Quindi, a seconda della posizione del braccio, si può avere un preaccorciamento o un preallungamento del bicipite. La seconda cosa da sapere è che non esiste solo questa sua funzione di flessore dell'avambraccio. Parlando di flessione, dobbiamo sapere anche che il bicipite si occupa della pronosupinazione, quindi fondamentalmente del portare, da braccio disteso, portare il mignolo verso la spalla, diciamo, supinazione. E infine dobbiamo sapere che sotto il bicipite esiste un altro muscolo, il brachiale, che al contrario del bicipite è monoarticolare, si inserisce semplicemente nel gomito e non gliene frega assolutamente niente di come è messo l'omero rispetto al tronco. Quindi ci sono tre tipi di stimoli che possiamo dare al bicipite in base alla posizione del braccio. Ci sono i classici curl con bilanciere che non hanno né un prestiramento né un preaccorciamento, infatti sono gli esercizi in cui è possibile sollevare il maggior peso possibile. Abbiamo tutti, ad esempio, il curl concentrato, spider curl, curl alla Scott, tutti esercizi con il braccio davanti al tronco che vanno a dare uno stimolo in preaccorciamento. E infine abbiamo tutti gli esercizi come il curl manubri, su inclinata o simili, che vedendo il braccio dietro al tronco vanno a dare uno stimolo in preallungamento. Abbiamo infine le flessioni dell'avambraccio che non vengono fatte con le mani supine, ma ad esempio prone, il curl inverso. Se noi facciamo il curl inverso, non rispettando la pronosupinazione, mettiamo il bicipite sotto una leva svantaggiosa e quindi i muscoli maggiormente coinvolti saranno brachiale, quello sotto al bicipite, e il brachio radiale, il principale muscolo dell'avambraccio. Perché è importante sapere almeno questa base? Perché se io magari in una scheda ho fatto per un mese e mezzo solo curl su panca inclinata e voglio cambiare esercizio, magari non andrò a scegliere un altro esercizio che va a dare enfasi sull'allungamento, magari ne sceglierò uno che dà enfasi sul preaccorciamento per dare uno stimolo effettivamente diverso. Così come se in una scheda faccio curl su panca inclinata, curl in piedi con bilanciere e un curl concentrato, sto già usando tutti i possibili esercizi, tutti i possibili stimoli che posso dare al bicipite. Come cambio la scheda successiva se sto già facendo tutto? Vado a fare altre cose che già sto facendo, non c'è uno stimolo realmente nuovo. Quindi magari posso in ogni scheda concentrarmi su due principali stimoli e cambiarne uno di volta in volta in modo da avere sempre uno stimolo nuovo, un esercizio diverso dalla scheda precedente. Perché sì che l'importante è dare un sovraccarico, quindi tenere gli esercizi abbastanza lungo per poterci sviluppare una progressione, ma è anche vero che, specie per le braccia, è importante dare una buona variazione per avere stimoli. Quindi se io imparo a variare in modo sensato, sicuramente anche i risultati arrivano di più piuttosto che fare le cose a caso.